Thank you.
pomeriggio e bentornati in un nuovo video. Come state? Allora, oggi è il 19, è martedì, sono le 13:20. Ho i gemelli che si stanno addormentando, quindi può essere che sentirete un po' di vociare. Allora, qui fa caldissimo, infatti ho dovuto chiudere tutto, ho acceso un po' la luce, perché sennò non mi vedreste. E quindi dicevo, fa veramente tanto caldo, e caldo è proprio arrivato. Sono 3 giorni che si suda parecchio, e un po' da come mi raccontate anche dalle vostre parti. Quindi immagino ormai che siamo tutti nel bel mezzo di un'estate molto afosa. Comunque, il video di oggi è un video un po' misto, quindi avete visto che ho fatto le pulizie del frigo perché domani comunque andrò a fare la spesa e quasi sempre lo pulisco 1 o 2 giorni prima di appunto andare a fare la spesa, così poi sono tranquilla nel momento in cui ripongo tutto. Quindi adesso ho finito anche di stilare un programma perché appunto domani andrò, credo, alla COP, non sono ancora sicura. Ho fatto un programma vedendo un po' come è andata questa settimana, nel senso che col fatto che fa caldo, si ha veramente voglia di mangiare praticamente dentro al frigo. E ho visto che le pietanze che ora vi andrò a dire, ovvero quelle che ho programmato, sono quelle che alla fine abbiamo avuto più voglia di mangiare. E col fatto anche che comunque usciamo tanto, perché la mattina già alle 8:30 siamo in macchina per andare comunque ai parchetti, per andare a camminare, idem il pomeriggio, ho bisogno ancora più di prima di poter preparare comunque dei pasti ovviamente buoni, ma veloci. Quindi, questa settimana devo dire abbiamo mangiato molto simile a quello che ora vi andrò a leggere. È una spesa all'incirca settimanale, poi io comunque prendo sempre qualcosina in più per arrivare comunque non proprio diciamo a filo della settimana, perché magari poi non posso andare a fare la spesa, insomma qualsiasi cosa. Ecco, preferisco sempre comunque prendermi 1 o 2 cosine in più in modo da essere poi tranquilla. Quindi ho segnato, essendo che domani è il 19, mi sono segnata come pranzo pranzo volo. Ormai pranzo volo per me significa che ai gemelli magari preparo una crema di verdure la sera prima, magari prendo la pappa pronta, dipende. E invece per me, Maria e Alex, preparo magari un bel filoncino di pane con un po' di prosciutto cotto, crudo, un po' di pomodorini e mangiamo così. E mercoledì 19, poi ho anche mercoledì 26 e mi sono segnata pasta con crema di ricotta e tonno, come quella che ho fatto oggi, molto veloce, buona e fresca. Per cena ho messo zucchine arrotolate per il 26 e per domani sicuramente pesce e patate, perché comunque ho voglia di fare pesce. E giovedì ho messo a pranzo il riso nero con il pesce e per i gemelli il pesto, mentre per cena ho messo piadina con caprese di pomodoro e mozzarella. Oppure, ora me lo segno che mi è venuto in mente, l'involtino di crudo e melone, che anche quello ci era piaciuto molto. Venerdì a pranzo il ragù e la sera ho messo il merluzzo con il broccolo. Per sabato a pranzo la carbonara e il ragù per i gemelli. Per cena le ali di pollo alla paprika con un contorno grigliato di verdure. Contorno grigliato intendo peperone, zucchina, melanzana, carota. Per domenica a pranzo pasta con salsiccia e stracchino e per cena burger e patatine. Lunedì a pranzo pasta al pomodoro, per cena mi sono messa le tegoline con carne, poi deciderò al supermercato. Martedì riso freddo e per i gemellini la pasta col pomodorino. Mentre per cena pomodori con feta e omelette con le uova. Quindi questo è il programma. Devo anche prendere gli omogenizzati gemelli che li ho proprio finiti, le fruttine e andrò anche a fare un po' di spesa di detersivi perché comunque ho finito più di qualcosa. Quindi questo è il mio programma. In più, ragazze, questo è un video di cui sono molto contenta perché è il secondo e ne arriverà un terzo video in collaborazione con Temu.
Infatti vi ho lasciato la crepe, ho appena scartato questo super pacco. Ovviamente, come faccio sempre, ci tengo a ringraziare Temu per l'opportunità e la fiducia che mi sta dando nel collaborare con loro. Un sito che sto scoprendo e che mi piace ogni giorno di più, perché dispone veramente di tante categorie con prezzi non dico accessibili, ma di più, perché trovate delle offerte che non trovate in nessun altro sito, e dispone appunto di categorie che vanno dall'abbigliamento al casalingo, all'arredo casa, alle lenzuola, all'abbigliamento bambino, donna, uomo, e tante cosine utili che magari nei negozi non si trovano per quanto riguarda i casalinghi. Io ho un codice sconto del 30% e vi lascerò qui nel video, qui dove mi vedete, tutte le informazioni utili, ovviamente anche nell'info box con i vari link di riferimento e anche dei prodotti che ho scelto. Vi lascerò qui anche una finestrella in cui vi faccio vedere il sito di Temu. Quindi comincio subito. Allora, ho scelto questo qui che è un pigiama per me ed è sui miei colori preferiti. Io ho preso il pantaloncino. Io ancora sto scoprendo un po' le taglie. Mi pare di aver preso una L perché appunto ho detto caso mai prendo una M e poi è stretto, non riesco a usarlo. Invece se prendo una L magari è un po' largo, ma poi asciugandolo in un'asciugatrice magari un minimo si stringe con il suo toppino, che era tantissimo che non lo prendevo così. Ecco, con la scritta Love, e questo qui lo trovate veramente a un prezzo super stracciato, mi sembra addirittura sotto gli 8 euro. Il tutto arriva ben sigillato all'interno delle bustine con la zip e perfettamente imballati, quindi potete proprio dare fiducia a questo sito in forte espansione. Ho poi scelto, perché appunto vi dicevo perfettamente imballate, delle tazze per il periodo invernale, quindi io me le sono immaginata verso settembre-ottobre, che ricomincia quella che è la mia stagione preferita, farmi super cappuccini e tè caldi in casa. Quindi questi erano all'interno del polistirolo e all'interno delle bustine, quindi sono arrivati perfettamente integri, e questo è importante nel momento in cui si scelgono oggetti fragili. Quindi queste sono le tazze, uno ha il bordino giallo e l'altro no, e mi piacciono tantissimo. Ho poi scelto un'altra tazza ancora con la scritta Good Morning, che è la stessa scritta, se fate caso, che vi metto spesso nei video di routine giornaliera. Quindi quando l'ho visto ho detto no, questa qui proprio la devo fare, me la sono immaginata mentre utilizzerò la mia super macchinetta del caffè per farmi un cappuccino. Io amo il vetro perché posso vedere appunto la schiuma e mi piace tantissimo, quindi ho scelto anche questa. Ho poi scelto, allora, questo qui l'ho preso per Alex perché lui ultimamente utilizza marsupio borsette, e quindi gli ho preso questa che lui probabilmente utilizzerà così. Ovviamente a me va piccolo, ma è giusto per lui. Quindi ha una bella tasca capiente in cui metterà le sue cose, sicuramente, perché lo fa sempre, metterà sul portafoglio le sue carte Pokémon, ed è veramente molto carino. Ci sono tantissimi colori ed è appunto un regalino sfizioso da fare ai propri bimbi. Anche questo non ve lo ripeto, ma è così, sono prezzi veramente super 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 economici. Andiamo avanti. Ho scelto, io amo nel periodo estivo, e non le ho ancora messe perché non le avevo, le cavigliere. Queste qui sono due, con le stelle marine e una più semplice da mettere appunto nella caviglia. Questa qua mi piaceva perché ha l'albero della vita, quindi dopo sicuramente la metterò, quindi tutto nella sua bustina. Ci tengo a dirlo perché credetemi che non è così scontato che i prodotti arrivino perfettamente imballati. Sono
soprattutto quelli fragili tipo il vetro. Allora, ho scelto poi questa che è una bustina da poter utilizzare in lavatrice, che è sempre comoda, soprattutto in questo periodo che lavo più spesso le scarpine. Poi ho scelto questo qui, che è un gancio multi, nel senso che ha più agganci, potete metterlo all'interno dei mobiletti magari della cucina, del bagno, e appenderci, che ne so, i canovacci, le presine. Quindi l'ho preso perché ho detto: vediamo se riesco a sistemare un punto della cucina che non mi convince. Ok, poi ho scelto questo che metterò nel lavandino. Aspettate che nel lavandino della cucina, quindi poi vi lascerò la foto, ed è un organizzatore al tatto morbido da poter mettere dove proprio nel diciamo beccuccio del lavandino, e riordinare, tenere ordinate le spugne. Ecco qui, questo è morbido, è in gomma, e questo qui invece è in plastica. Dopodiché ho scelto un asciugamano perché appunto volevo provare i tessuti degli asciugamani di Temu, ed è molto morbido, morbidissimo. Questo l'ho preso pensando ai gemelli. Quindi, perché ho detto che arriverà un terzo pacco? Perché in questo pacco non è arrivato tutto quello che ho ordinato, appunto perché arriverà in un terzo video collaborazione che non vedo l'ora di girarvi. Quindi questo è molto morbido, molto bello, non so se si vede, ma ci sono i cuoricini e gli orsetti. Quindi lo laverò e poi lo utilizzerò. Ho poi scelto questo che è con le sue istruzioni, c'è la colla e le varie viti. Questo quindi è lavoro di mio marito, perché io in queste cose purtroppo sono negata. E questo qui lo volevo mettere in bagno, quindi vedete, nella doccia, per appoggiare i prodottini vari. Però non è solo per la doccia, nel senso che lo potete utilizzare anche per dire magari fissato al muro, dipende dove voi avete necessità. Quindi arriva, ovviamente poi ci sono anche, vedete, i gancetti che vanno applicati, le istruzioni, colla, viti e chiodini, tutto quello quindi che può servire. Ho poi scelto per mio marito delle sneaker semplicissime per questo periodo estivo, quindi delle scelte blu. Aspettate che è rimasto il numero, che è il 43, quindi li ho scelto. Qui ci sono le varie plastichine che mettono all'interno. Queste scarpe quindi sono molto semplici da usare così per magari una passeggiata, e quindi poi quando torno a casa gliele farò vedere. Infine ho scelto questa qui, che è una pentola che quando ho visto ho detto la vorrei assolutamente provare. Una pentola quindi a vapore, con tanto di coperchio, ma bisogna mettere il pezzo. Questa è la parte che va sopra il coperchio, e questa è la pentola, quindi è una pentola per cuocere le verdure, ed è fatta in tre pezzi. Allora, credo che vada così, quindi questa qui, e poi vada inserito il pomello sopra il coperchio, quindi poi metteremo il pomello, e questa è la pentola.
Quindi questa qua a me proprio mancava per fare appunto le verdure al vapore. E basta ragazze, per oggi vi faccio vedere queste cosine, spero che il video vi sia piaciuto. Vi ripeto, vi lascerò ogni codice sconto, link di riferimento dei prodotti che ho scelto nell'info box e qualche informazione utile anche qui nella schermata del video. Ringrazio nuovamente Temu e spero che sia l'inizio di tante collaborazioni future. Spero che in generale il video vi sia piaciuto, vi abbia ispirato per quanto può riguardare anche qualche pulizia o il menu della spesa e per quanto riguarda appunto questo sito in grande e in forte espansione che è appunto Temu. Io vi ringrazio, vi mando un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video. Alla prossima!